Sono Pietro Giugliarelli, fondatore dell'azienda Filotea, un pastificio artigianale con sede ad Ancona. Questa pasta fatta in questo modo, con la farina, la semola e le uova, mi disse che era un tipo di pasta assolutamente diversa e differente da qualsiasi altra. Allo stato attuale vendiamo in circa 30 paesi, dove il nostro orgoglio è quello di portare la stessa pasta che le nostre nonne facevano e fanno in casa sulle tavole di tutto il mondo. Quindi un australiano piuttosto che un americano o un inglese, aprendo un pacchetto di pasta Filotea, ha la possibilità di sentire lo stesso profumo delle uova, della farina, della semola, come se di dietro in cucina la nonna o la mamma avesse appena finito di tirare la sfoglia. La nostra sfida è proprio quella di un miglioramento continuo. Ancora oggi l'essiccazione, che dura 24 ore, viene messa a punto attraverso la modulazione delle aree, dell'umidità e della temperatura. Si cerca di fare un prodotto sempre più ruvido, più poroso, che assorbe bene i sughi, proprio come la pasta sfoglia fatta in casa. Ecco, e questo è il nostro obiettivo, la nostra mission, quella di cercare di fare la pasta più buona del mondo e portarla sulle tavole di tutti i paesi, di tutti i consumatori.